Bene, possiamo iniziare. Spesso mi capita di sottolinearlo, che passo molto tempo in questa Aula Magna a dare il benvenuto ai nostri ospiti, ad artisti, a professionisti, a persone che ci regalano delle occasioni di confronto. E di questo sono molto contento, perché dimostra che siamo un'accademia attiva, aperta, un luogo dove in questa Aula Magna non si fanno solo le cerimonie, e noi le facciamo con tutti i crismi, ma diventa un luogo veramente di confronto, di scambio. Allora, ieri ero qui a dare il benvenuto al progetto, alla presentazione del progetto di Marradi con il direttore Cavallucci, e oggi sono contento di ritrovarmi con Eleonora Frattarolo e con l'artista Paci Dalò a presentare il suo lavoro, a dialogare con il suo percorso artistico oggi qua, in una maniera apparentemente poco ufficiale, molto informale, ma è anche quella che ci piace utilizzare spesso. Cioè, l'occasione è che questa Aula Magna e questo spazio molto impegnativo, molto, molto bello, no? Storico, in realtà sia veramente un luogo in cui si costruiscono nuovi percorsi, e sono convinto, e questo credo che sia condiviso da molti dei colleghi e da molti di voi, lo si possa fare solamente quando si aprono le porte e si incontrano artisti, come appunto nel caso di oggi. Io un altro aspetto che vorrei sottolineare è la capacità che abbiamo di lavorare mettendo al centro della nostra riflessione linguaggi sempre diversi, e soprattutto mettere al centro il dialogo su come i linguaggi dell'arte ormai non solo siano plurali, ma giochino con la contaminazione, con questa dimensione meticcia. Io ho sempre amato indagare i luoghi dell'incrocio, perché sono quelli ovviamente che la storia ci ha insegnato più proficui, anche dal punto di vista etno-antropologico. Non c'è ricchezza quando c'è selezione, c'è ricchezza quando c'è capacità di mescolanza, non solo dal punto di vista storico, sociale, economico, politico, ma soprattutto quando al centro della riflessione c'è l'apertura e la capacità e la curiosità di mescolare le carte, di capire che ci può essere specializzazione, ma se questa rimane tale si impoverisce la possibilità di espressione, anche perché certe volte, anzi molto spesso, troppo spesso, questa diventa come una miniera che si esaurisce, no? Non si va da nessuna parte. Allora mi piace molto l'idea che oggi mostriamo opere, lavori realizzati in video, ma che non sono cinema, che non sono etichettabili se non attraverso la poetica di un artista, quindi attraverso lo sguardo di un artista, le capacità di assemblare delle tecniche, degli strumenti, delle tecnologie, semplicemente come prolungamento di quello che è un percorso di ricerca. Ecco, io credo che ogni volta che abbiamo la fortuna, e in questo caso ringrazio Eleonora perché, come dire, ci ha portato l'occasione, no, di confronto, ecco, ogni volta che abbiamo questa opportunità è veramente l'occasione di fare un passo avanti nel lavoro di ricerca che facciamo quotidianamente qui in Accademia. E io sono veramente molto contento, ringrazio
dell'opportunità che ci viene data, perché è veramente il modo per poter aggiungere, no, un ingrediente nuovo, un elemento nuovo nel lavoro che facciamo nelle nostre aule, nei nostri laboratori, nella riflessione teorica, nella progettazione pratica, no? In un'accademia. E quindi da un lato sono molto contento di essere vieppiù sollecitato, no? A introdurre, anzi a dare il benvenuto, e do il benvenuto a tutti voi. Sono contento anche se non potrò, e questo è il mio rammarico, stare qua insieme a dialogare e a chiacchierare, però credo che sia molto importante moltiplicare queste occasioni. Ogni occasione è il modo di integrare una didattica che non può, quanto ci occupiamo di arte, essere relegata solamente agli spazi canonici che sono il laboratorio, che sono l'aula della lezione. La didattica deve essere fatta attraverso la moltiplicazione delle opportunità. Per quello abbiamo incentivato i workshop, per quello cerchiamo sempre di creare momenti di dialogo, di contatto con l'esterno, e ogni volta che riusciamo ad intercettare artisti, creiamo l'occasione per aggiungere un tassello. Quindi veramente grazie e buon lavoro a tutti. Grazie ad Enrico Fornaroli per avere immediatamente ed entusiasticamente accettato questa proposta, come sempre, e grazie a Roberto per essere qui con noi. Io conobbi Roberto Pacidalo durante la prima edizione della Biennale del Disegno a Rimini, e lo conobbi durante una inaugurazione, o immediatamente dopo l'inaugurazione, di una mostra di un artista di cui mi sono occupata e mi occupo a lungo, Antonio Basoli, e di cui parlavo con lui qualche minuto fa, perché non curiosamente, ma per motivi molto precisi, vi sono delle assonanze, delle empatie tra la ricerca di questo artista vissuto fra la seconda metà del Settecento e la prima metà dell'Ottocento, che lavorava sull'archivio, sulla memoria, sulla tassonomia biblioteconomica, e la ricerca appunto di Roberto Pacidalò. Roberto è stato tra gli artisti che hanno portato in Italia e in Europa, ricordo alcuni splendidi lavori degli anni 80, degli inizi degli anni 90, la connessione fra tecnologia e teatro, una relazione fra una dimensione storicizzata e una proiezione verso il futuro. Quindi attraverso una metodica storica che prevede la possibilità di leggere la contemporaneità attraverso il passato, e all'incontrario la possibilità forse unica di comprendere una parte del passato attraverso la conoscenza del presente. Il film che oggi vi presentiamo è uno dei motivi, ma dovevamo individuare un lavoro di Roberto per poter circoscrivere questo nostro incontro, è il film Ye Shanghai. È un film che è stato presentato in molteplici luoghi, anche straordinari e più sommessi, perché la metodica di Roberto è quella davvero molto proficua, direi, di essere presente, di entrare in contatto con un mondo frammentario ed estremamente intenso di diffusione della cultura, alta o bassa che sia, e uso questo termine seppure in modo molto approssimativo. E Ye Shanghai è un film che è connotato da una, non so come chiamarlo, ma non voglio chiamarla colonna sonora perché non è tale, da una elaborazione musicale di Roberto che costituisce un elemento fondamentale per la drammaturgia delle immagini stesse. Immagini che sono un'unione, una connessione di filmati girati a partire dagli inizi del Novecento e fino agli anni 30-40 da persone comuni in parte, o in altri casi da
filmmaker inglesi e francesi a Shanghai, città che ospitava, e di questo riparleremo dopo la visione del film, ebrei provenienti da ogni parte d'Europa. Del sound di Ye Shanghai. Ye Shanghai significa le notti di Shanghai e il titolo del film è tratto peraltro da una famosa canzone, da una canzone cult cinese ancora oggi molto in voga. Non vorrei soffermarmi ulteriormente, non vorrei annoiarmi con le mie parole, preferirei invece immediatamente dare la parola un attimo a Roberto Pacidalò e iniziare con la visione del film. Shalom aleichem, Brüder und Schwester. Und ist Jiddisch okay? Gut. Alle sprachen Jiddisch, klar? Oder? Nee. Nu. Ok. Allora, questo probabilmente è quello che si poteva sentire a Shanghai nel distretto, nel French Concession, addentrandosi in una parte della città, proprio come suono delle parole di quel luogo. Cioè, si parlava Jiddisch, russo, polacco. C'è stata una grandissima tradizione di immigrazione a Shanghai degli ebrei per motivi diversi. Dico soltanto veramente 2 minuti e 40 secondi introduco perché non voglio nemmeno tediare me stesso, mi annoio molto quando mi sento. Comunque, diciamo, la prima ondata migratoria a Shanghai arrivò con gli ebrei di Baghdad, con la famiglia Sassoon in particolare, che commerciava in quello che in quel momento era una cosa molto in voga, l'oppio. Dopodiché, poi l'oppio diventò edilizia, quindi la famiglia Sassoon iniziò a costruire il Bund, tutta la parte che ancora rimane proprio di Shanghai. Dopo di loro arrivarono, stiamo parlando del, diciamo, fine Settecento, primo Ottocento, poi arrivarono gli ebrei dalla Russia, con i pogrom ovviamente, e poi dopo la rivoluzione russa, quindi diciamo, l'antisemitismo era molto ben strutturato, molto ben organizzato, e a seguire arrivarono finalmente i nostri eroi, eroi sconosciuti, ma poi li vedrete, non ci sono comparse nel film, sono tutti protagonisti, è abbastanza interessante. Arrivarono dopo, in particolare dopo la Kristallnacht, durante il nazismo, appunto, perché a Shanghai? Perché Shanghai era, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, se non si conosce, diciamo, con precisione la storia di quel periodo, gli ebrei non li voleva nessuno, cioè le frontiere erano chiuse ovunque, Canada, Stati Uniti, Inghilterra, c'erano delle quote di ingresso microscopiche, 8, 12, 23 persone, una cosa proprio, adesso esagero, ma molto piccola. Shanghai era una città un po' particolare, era un porto dove fioriva di tutto, prostituzione, sostanze di tutti i tipi, insomma ci si divertiva un bel po', ed era una città che non, a causa del suo status in quel momento, non richiedeva un visto d'ingresso, per cui era l'unico posto dove gli ebrei potevano rifugiarsi. Quindi si imbarcavano da Trieste, di solito, con le navi del Lloyd Triestino, 23 giorni di navigazione, e sbarcavano a Shanghai, ma di questo ne parleremo dopo. E le immagini sono immagini all'inizio del progetto, pensavo di girare io, poi quando ho scoperto questo fondo al BFI, British Film Institute, di materiali ancora in pellicola in 35 mm, ho dimenticato giustamente qualsiasi mia idea di fare le riprese, perché erano dei materiali straordinari, e quindi in questo caso è un film di montaggio, però come ben sapete il montaggio è film, cioè non è che il film di montaggio è meno del film fatto con le riprese che uno fa a propria discrezione. È un film di montaggio, dura 62 minuti, si può resistere, penso si possa resistere, e il suono non è la colonna sonora, come è stato appena detto, ma è, diciamo, la voce del film. Cioè, il film non ha dialoghi, a parte qualcosa che riconoscerete, però il suono è il 50% del lavoro. Quindi, insomma, le immagini del suono, cioè è il cinema in pratica. Buona visione.
film tratti da un archivio, è un film tratto da alcuni film, interpretazione di un'interpretazione, reinterpretazione di un'interpretazione, con un mondo di, anzi mondi di immagini e di suggestioni, suggestioni che hanno a che fare con l'altro, con il forestiero, come si dice in italiano, presumendo che l'altro venga dalla foresta, ed è molto interessante questa etimologia della parola, ma la Cina appare in questo film di Roberto Pacidalò attraverso volti, attraverso mani, attraverso i corpi, attraverso il lavoro, attraverso lo sguardo di occidentali che guardano la Cina, così come da tempi, non dico remoti, ma mi piace ricordare alcuni passaggi, alcuni topoi dello sguardo occidentale, dello sguardo di artisti che guardano la Cina. Penso ad alcuni dipinti di Giovanni Bellini o di Andrea Mantegna, in cui appaiono forse per la prima volta in quadri italiani alcune porcellane Ming. Penso a certe definizioni di paesaggi di Leonardo da Vinci, che molto probabilmente conosceva quel meraviglioso testo di Tolomeo pubblicato nella seconda, tradotto dal greco in latino nella seconda metà del 400, e che molto probabilmente Leonardo aveva avuto tra le mani. Atlante di Tolomeo, in cui questo meraviglioso geografo racconta visivamente attraverso caratteri grafici, oltre che topografie e geografie, appunto la Cina. E poi gli sguardi e poi le facce che arrivano, direi ovviamente per via naturale, alla storia del cinema e della fotografia attraverso la letteratura, attraverso la storia della lettura e della pittura, per cui guardare in camera, volti e occhi che guardano in camera, costruiscono un ponte fra il passato e il futuro, ma costruiscono anche, come diceva Georg Simmel in quel meraviglioso saggio sul volto e il ritratto, un eterno presente. E quindi l'interpretazione di un'interpretazione e lo sguardo contemporaneo di un artista che si impossessa meravigliosamente, magicamente, di immagini girate e volute da altri, questo sguardo della contemporaneità e sulla contemporaneità, perché quel passato diventa in questo film appunto nostro contemporaneo, attraverso una serie anche di implicazioni, di amori di Roberto per certa musica, per la musica probabilmente di Bad, per la musica e per le sperimentazioni di alcuni musicisti e jazzisti, credo, e ringrazio il mio amico Piero De Giovanni per aver parlato con me del lavoro di Roberto Pacidalò con la sapienza dispettosa che lo caratterizza. Ma a questo punto facciamo parlare Roberto e facciamoci raccontare da dove vengono questi mondi di immagini e questa relazione tra passato e futuro e presente della contemporaneità. Ce l'hai. Ne hao, wash dallo. Vabbè, come va? Ancora vivi? La percentuale bassissima. Vabbè, comunque. Allora, nel 2012 arrivo a Pudong, all'aeroporto, per la prima volta in Cina, mi aspettano due persone, due ragazzi, mi portano a Fudan, all'università di Fudan, al Dipartimento di Arti Visive, e faccio una settimana di workshop con docenti e studenti, tutti insieme, non capivo nemmeno chi era lo studente, chi era il docente, ma questo è un problema mio, e in questa settimana ho creato un piccolo gruppo di lavoro. Ho distillato quattro persone, quattro ragazze di sui 20 anni circa, che sono diventate proprio il gruppo di lavoro per costruire Ye Shanghai. Quindi è con loro, grazie a loro, che sono riuscito a fare buona parte del lavoro, a tal punto che, come forse avete notato nei titoli, c'è un progetto di in collaborazione con. Quindi ci sono i loro quattro nomi, perché sono state veramente così importanti. E dopodiché ho fatto una mostra a Milano, era una personale, uno spazio abbastanza grande, e l'ho invitato ovviamente. Quindi hanno esposto in Europa per la prima volta e mi è sembrata una cosa giusta da farsi.
che dire, ma l'archivio, io pensavo di fare le riprese, come ho detto prima della proiezione, pensavo di fare delle riprese a Shanghai per immergermi in questa storia oscura, nessuno conosce, anche le comunità ebraiche in Italia soprattutto non hanno idea di questa vicenda incredibile, perché a Shanghai si è creata una vera e propria eterotopia, no? Quindi un luogo in un luogo con 23.000 persone che parlavano un po' di altre lingue, ma non mandarino, e che hanno creato un ecosistema, hanno creato un luogo dove c'erano pasticcerie, ristoranti, sale da concerto, tipografie, un sacco di giornali, di riviste, nell'estremo oriente, a Shanghai. E quindi questa cosa mi ha veramente colpito. Dopodiché, come dicevo prima, in fuga dalla Germania nazista, con soltanto 10 marchi in tasca, concessi e una valigina, per riuscire a passare il confine, arrivare a Trieste e grazie agli amici, alla comunità, raccogliere i soldi per un biglietto di una nave da crociera dell'OI triestino e fare 23 giorni di navigazione con una nave da crociera, quindi con caffè chantant, intrattenimenti, primo, secondo, terzo, quello che potete immaginare, per ritrovarsi di nuovo a Shanghai molto poveri, tanto poveri. Allora, la voce che si sente, questa voce di questa signora, è una registrazione fatta decenni dopo di una sopravvissuta del ghetto di Shanghai intervistata in America, che racconta del suo arrivo a Shanghai da Vienna con gli occhi di una bambina di 6 anni. Quindi una bambina di 6 anni che all'improvviso da Vienna, dalla Wilhelmstraße, da Kassplatz, da Mitte, cioè da Vienna si ritrova a Shanghai. E quindi si sentono questi frammenti che ho tagliato, ricampionato, dove dice it was hard, we couldn't believe it, it was so weird, and then there was a yeshiva, and then all the other kids. E quindi lei racconta tutte queste cose, ma quello che mi interessava era proprio la macchina del tempo, cioè una voce anziana di una bambina di 6 anni. No, questo è Tim Burton. Cioè, è proprio, sono proprio le cose che ci piacciono. Ma anche Miyazaki, parlo dei miei eroi, ovviamente. Adesso li cito tutti, Miyazaki, Tim Burton, David Lynch, eccetera, eccetera. Però nel suo piccolo, giocare con queste sovrapposizioni, con questo montaggio, crea delle macchine del tempo, secondo me, certo. E che possono essere sperimentate. Dopodiché, avete visto, non ci sono comparse, sono tutti protagonisti, sono tutti proprio perfetti, in primo piano, sono tutti molto eleganti. Ci sono dei passaggi dove veramente c'è una scena a un certo punto con un mascherino circolare, non so se avete presente, in alto, dove passa questo ragazzo, questo giovane uomo, Prada, cioè Prada collezione 2014, capito? Estate, primavera estate. C'è proprio questa compostezza, questa pulizia. Il bianco è un colore ricorrente, colori chiari, quindi colori che si sporcano, cioè abiti fatti di colori chiari si sporcano, eppure in linea di massima sono proprio impeccabili. Quindi c'è una dignità pre-Mao Zedong, quindi una dignità prima della rivoluzione culturale, che fa intravedere, non dico fa capire, è impossibile da capire, però fa intravedere quello che poteva essere un luogo così evoluto come la Cina, con questi 2000 anni di storia. Quindi non si parla di europei intelligenti, ricchi, colti, o italiani con l'80% delle opere d'arte, cioè questa è proprio una cosa incredibile quando sento dire no, perché l'Italia ha l'80% delle opere d'arte al mondo. Scusate, è la Thailandia, l'India, il Messico. Cioè, quindi sono proprio queste frasi che ci sono state proprio, abbiamo introiettato dei luoghi comuni incredibili su questa cosa. Quindi, in queste immagini fatte da operatori professionisti inglesi girate in 35 mm, come se non ci fosse esotismo, cioè proprio, e anche il rapporto delle persone, cioè la signora che a un certo punto mette il ditino, tocca la cinepresa, tocca l'obiettivo, cioè voi vedete anche una vicinanza fisica, non è solo una vicinanza mentale o tutte le robe degli artisti che pensano cose strane, è proprio, c'è una vicinanza bellissima. C'è il militare che mima la manovella. Insomma, dopodiché adesso, senza dilungarmi, il suono, allora, la maggior parte dei suoni che si sentono, a parte abbiamo un clarinetto basso, l'abbiamo capito che è stato fatto, applicato, cioè l'ho suonato, ma in generale questi suoni sono tutti, quasi tutti, provenienti da questo Ye Shanghai, da questa canzone di 2 minuti e 35 secondi. Quindi ho preso la canzone,
l'ho smontata, l'ho tagliata in tanti pezzettini. C'è qualcuno di voi che lavora col suono, forse, che ha a che fare con le macchine, campionamenti, elettronica, live, Ableton, eccetera? Qualcuno ci sarà, spero, grazie, vedo una manina. E quindi ho preso questi 2 minuti e 30 secondi e li ho dilatati, spezzettati e dilatati, trasformati in un'ora. Se penso ai grandi remixer, i grandi artisti del secolo scorso, ho tre figure in mente. Uno è Carl Craig, no? Conoscete Carl Craig, Detroit, la scena della techno di Detroit, e poi Walter Benjamin e Heiner Müller. Heiner Müller è un drammaturgo tedesco e Walter Benjamin è un filosofo e storico, diciamo, della letteratura anche tedesca. Tutti e tre hanno lavorato sul campionamento, sul remix, ognuno a modo suo. Carl Craig con i campioni di suono, Walter Benjamin che per tutta la vita ha cercato di scrivere un libro raccattando le robe dagli altri, dalla monnezza, e ce l'ha fatta. Ha scritto un libro grosso grosso, il Passage, che è tutto fatto di citazioni, e Heiner Müller, grandissimo drammaturgo tedesco, ha riscritto se stesso tutta la vita. Poi ogni tanto ci metteva dentro un campionamento, non so, Agamennone, Pallade Atena, un po' di tragedia, così. Il remix, dal mio punto di vista, è proprio la parola chiave, hashtag remix, cioè remixare, prendere materiali, riconfigurarli, copiare, ovviamente, più si copia meglio è, perché poi quando provi a copiare non riesci a raggiungere quello che hai copiato, per cui è già un'altra cosa. Quindi io credo che copiare sia una delle azioni più sane in circolazione. Questo anche, non so, a voi è mai capitato di avere un pensiero tipo, oddio, non ho niente in mente, non ho delle idee? Tipo, parlo di creatività, non so, non vi è mai capitato? Cool, complimenti, a me tante volte, ma anche a un sacco di amici miei. Tipo, oddio, non so cosa fare, non ho idee, foglio bianco, la tela bianca, la pellicola bianca, tutto bianco. Ma in realtà, lavorando con gli archivi, c'è un universo di luoghi che contengono una quantità di materiali incredibili, che più sono sconosciuti e meglio è, quindi anche archivi incongrui, no? Che magari non hanno a che fare con quello che uno pensa di dover fare, e che sono straordinari. Quindi un lavoro come questo non è il lavoro di uno che si è svegliato al mattino, è un lavoro che si ricollega a Peter Forgac, a Yervan Janikian, Angela Ricilucchi, a tutta una serie di artisti, spero che conosciate, comunque se non li conoscete, hanno inventato internet qualche tempo fa, quindi date un'occhiata, perché sono degli artisti che hanno soprattutto lavorato sull'archivio per far capire che l'archivio è il cuore del sistema, cioè non esiste contemporaneo senza storia, senza una storia precedente, non esiste una creazione di oggi senza una memoria di un passato, ma non per fare i nostalgici, ma banalmente per non rifare delle cose già fatte benissimo. Quindi tutte le biennali che avete visto, tutte le mostre che avete visto, tutta questa cosa, non lo so. Poi c'è un problema sui formati. Allora, sono come dire, sono molto snob, sono un po' anche arrogante, però se tu artista fai un video, tu devi sapere che cos'è il cinema. No way. Cioè, non puoi prendere la tua telecamerina o il tuo iPhone 6, che va benissimo l'iPhone 6, mi piace molto, però è girare 100 ore e poi lì le appoggi, le assembli. No, raga. Cioè, tu devi sapere come funziona, devi conoscere i linguaggi. E uno dice, no, ma io non sai, non si può conoscere tutto. Hanno inventato la gente, hanno inventato il mondo, hanno inventato amici, conoscenti, colleghi che sanno fare quel lavoro. Allora, se tu devi costruire il tuo fantastico video di 4 minuti e 30 secondi, ce l'hai il montatore? No, compralo, o la montatrice, fittalo, scambia, fai uno scambio se non hai soldi, però ci deve essere qualcuno che abbia un vocabolario e una conoscenza, altrimenti quello che fai è ridicolo. A me capita di vedere, anche recentemente devo dire, anche in luoghi blasonati, non so, conoscete la Biennale di Venezia? Qualcuno è andato alla Biennale, forse? Ecco, c'erano tanti video, alcuni eccellenti, ci mancherebbe, altri, dico, ma come si fa? Disastroso. Cioè, com'è possibile? Allora, il problema dello spostarsi tra un territorio e l'altro, tra una forma e l'altra, tra un linguaggio e l'altro, uso solo una volta la parola più brutta del mondo, multimedia, ecco, non la userò mai più. Io sono monomedium, ma ogni medium ha delle specificità che vanno utilizzate al meglio, vanno conosciute,
vanno conosciute in gruppo, teamwork, perché da soli non si può più fare nulla su questo, e queste specificità indirizzano in modi diversi. Ciò significa che se voi fate un video, quel video si confronta con la storia del cinema, se fate un acquarello si confronta con la storia dell'acquarello e così via nei secoli dei secoli, perché altrimenti è tutto un appoggiare malamente delle cose perché siamo artisti, è figo. No, cioè tu sei un coltivatore diretto, tu devi lavorare col tuo strumentino, ma la cosa deve essere come minimo, qualunque sia la scala, qualunque sia il contesto, la Biennale di Venezia o altre cose ben più importanti, deve essere come minimo, secondo me, perfetto. Cioè tu ti devi confrontare con la perfezione assoluta, dopodiché no, ma la tua cosa non è perfetta. Dal mio punto di vista, cioè uno si disegna anche i parametri, però io penso sia proprio importante per uscire da, come dire, da un flow proprio, da una cosa di... Poi nell'arte contemporanea va tutto bene, oppure no, oppure va tutto male. Cioè il mondo del relativo assoluto. Cioè, no, non si riesce a dire, sai che fa schifo, oh, che soddisfazione, una volta. No, non si può dire perché magari sì, fa schifo, ma dal tuo punto di vista. Però se voi andate a teatro e si materializza un'attrice o un attore, dopo 10 secondi l'attrice o l'attore è un cane e potete tranquillamente dire, guarda, fai proprio schifo, ma lo sniffi, non è che ci devi pensare, non è che serve un critico o un curatore, scusate, o un curatore che dice va bene o va male, sniffi che fa schifo. Danzatore, stessa cosa, il mondo della musica è il mondo dell'aritmetica, come la danza, cioè un mondo dove le regole sono delle regole ben precise e dove tu senti una viola che suona dopo, alla prima frase, chiunque, cioè veramente capisci se c'è o ci fa. Ecco, no, il mondo della cosiddetta arte contemporanea, poi appunto l'arte contemporanea non è soltanto le robe che vedi attaccate al muro, per fortuna, siamo nel 2017, come direbbe Justin Trudeau, it's 2015, quindi siamo nel 2017 e ora come ora, cioè noi, io penso sarebbe bello poter liberamente poter analizzare le cose, ecco, quindi avere gli strumenti per poter analizzare le cose e anche per poterle giudicare, e ogni cosa deve avere le sue regole interne per collegarsi con tutto il resto. Il fatto di dare allo spettatore o al pubblico gli strumenti per giudicare un lavoro mi sembra interessante, ecco. Cioè, mi sembra, cioè, il fatto di poter dire, guarda, puoi giudicare, hai gli strumenti per farlo, perché questo lavora su un vocabolario comune, su una storia, ecco. No, stai dicendo delle cose molto interessanti, sì. Anche perché siamo in un'accademia di belle arti dove da tempo, come dire, ha preso piede l'idea da tempo, forse da un secolo, l'idea che tutti possano essere artisti e che tutti, cioè che è una questione di volontà semplicemente o di autobenedizione. Quindi tu stai parlando dell'apprendimento e della relazione con un codice e con una struttura normativa e stai dicendo che si può uscire dal codice solamente conoscendolo, altrimenti si fa... Cioè, questa non è una regola, però diciamo è una modalità possibile, ecco, per non ripetere le cose fatte da altri. Cioè, quando tu hai un progetto, inizi un progetto, la prima cosa che fai, inizi a cercare, a guardare in giro, chi l'ha fatto così, uguale, meglio di te, 35 anni fa a Boston, e da lì parti, vedi, benissimo, tu sei arrivato lì, se poi qualcuno l'ha fatto ed è più vicino a te nel tempo, appunto, siccome l'internet di cui sopra, dice, ehi Pippo, sai che ho visto questa cosa che hai fatto, io stavo pensando di fare una roba molto simile o comunque a partire da queste cose, ma tu che cosa, e così via. Cioè, l'internet serve a questo, non è solamente smartphone, WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, va tutto bene, però quello è così limitato, invece la possibilità di collegarsi alle cose che ami in tempo reale mi sembra una roba incredibile. Senti, tu hai parlato hai scritto e hai disegnato di Ye Shanghai in questo libro Film Nero che hai presentato anche al Mambo, credo, a febbraio, sì, è vero, a Bologna, sì. E che si presenta come un croquis de voyage, come un taccuino di disegni e di appunti di viaggio, quindi una geografia della scrittura e del disegno. E qui vi è un
piccolo capitolo, non so come chiamarlo, dedicato agli Shanghai, in cui ripercorri, ecco, a proposito di Croquis de Voyage, a proposito di Taccuino, in cui ripercorri la storia, seppure in modo sintetico, di Shanghai. E questo faceva parte di la produzione di questo Moleskine, finto vero Moleskine, sì. È stato prodotto in relazione ad una mostra che hai realizzato a Napoli, in questa meravigliosa galleria al Blu di Prussia, meravigliosa davvero, perché gode di una struttura anche tecnologica, addirittura, se non sbaglio, di una piccola sala. Questa è una galleria storica dell'avanguardia napoletana degli anni 50, che prima stava giù nel garage e poi è nel palazzo Mannaiuolo, ed è una galleria strana perché nella galleria c'è un cinema, c'è un vero cinema, c'è una saletta da 50 posti meravigliosa, al piano terra ci sono i cinema, ci sono due o tre sale, è proprio il cinema Filangieri, e la galleria ha anche un sistema incredibile, una matrice di videoproiezione. E quindi dovendo presentare una mostra di tutti i miei film dal 2000 ad oggi, quello era proprio il posto perfetto. Io ho fatto queste proiezioni che usavano le pareti nere, ho fatto verniciare le pareti nere della galleria, e dove alcuni di questi film in bianco e nero, proiettati sul nero, che sembra una roba un po' perversa, funzionavano insieme. Dovendo fare il catalogo, io odio quei cataloghi, cioè il catalogo patinato che esce, magari copertina cartonata, e dopo 20 minuti sta sul banchetto a metà prezzo, o da Pickwick, dove ci sta benissimo, tra l'altro da Pickwick io ci vado sempre, mi piace molto, ci mancherebbe, però questa cosa del catalogo preso e messo lì, appoggiato, mi dà un po' fastidio. Allora, volendo fare il catalogo di questa cosa, ho preferito fare questo taccuino Moleskine. Io sono un testimone di Moleskine, ebbene sì, cioè diciamo che da anni lavoriamo insieme, quindi loro, quando glieli chiedo, mi mandano gli scatoli con i taccuini, mi sento ricchissimo, ecco, per questo sono molto felice. Però ho proprio l'ossessione per il disegno, per cui in questo caso ho voluto fare un catalogo, chiamiamolo così, un libro tutto disegnato, dove capitolo per capitolo parlo dei film che sono in mostra, raccontando cose, vabbè, che non appaiono da nessun'altra parte, anche cose più private. Però mi piaceva l'idea di avere un librino come questo. L'editore è Marcel, non so se conoscete Marcelleria Milano, uno spazio abbastanza, sono molto 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 attivi, e mi piaceva di avere un librino ben fatto, possibilmente ben stampato, però con un prezzo veramente da ragazzini, cioè 18 euro che magari diventano 15, affinché anche veramente il sedicenne, due canni in meno, e si compra il librino che si porta a casa, lo regala al fidanzato, alla fidanzata, alla nonna, al cane, al gatto, eccetera, eccetera. Cioè, mi piaceva una cosa, ecco, a proposito sempre di cataloghi, con un prezzo così, veramente, non per far proselitismo con i poveri ragazzini, ma perché è un librino pieno di bambocce, appunto alla Tim Burton, per cui, cioè, anche per un ragazzino, non è male. Che è un libro che poi è una mappa, è la tua mappa, è la tua è la geografia del tuo percorso, delle tue letture, anche dei tuoi amori, delle tue relazioni, delle tue empatie, dei tuoi azzardi. E quindi, per quelli che mi piacciono. E quindi, beh, certo, perché sennò altrimenti non sarebbero lì. No. E quindi è una sorta di palinsesto, è una topografia che si espande lungo le pagine per arrivare poi alla visione e alla relazione con le opere di Roberto. E una cosa vorrei chiederti, a proposito del tempo di Ye Shanghai, della dimensione del tempo di questo film, vi sono delle accelerazioni e delle decelerazioni che tu hai strutturato punto interrogativo, oppure quelle accelerazioni e quei momenti in cui vi è un quasi al limite del fermo immagine, in pochissimi momenti, ma fanno parte dei materiali originari? No, fanno parte dei materiali originali, però i materiali originali sono stati montati in modi diversi, per cui ci sono delle parti molto concitate, sì. Perché mi piaceva l'idea che ci fosse da un lato un'immagine anche, diciamo, abbastanza convulsa, insieme a dei suoni distesi. Quindi ci sono dei momenti proprio, vabbè, oggi
qui a Reverberante, diciamo, per ascoltare bene ci vorrebbe un subwoofer come minimo, anzi un paio, cioè un impianto abbastanza corposo, però ci sono delle parti veramente dubstep, quindi tempo lento, medio, con queste folate, queste cose, e lo spettro del suono è abbastanza importante, comunque il suono è abbastanza disteso, mentre invece le immagini fanno da contrappunto, quindi sono in certi momenti anche serrate, e mi piaceva che ci fossero questi due livelli, insomma. Sì, vorrei che voi interveniste, faceste qualche domanda prima di andarvi a risalutarci a Roberto, approfittando dell'occasione del fatto che lui è qui con noi. Di solito le domande arrivano al bar, di solito. In genere, questo momento è molto imbarazzante, però no, siamo qui. No, io adesso, prima e dopo... C'è la domanda. Allora, queste... prima di tutto le immagini non riguardano, diciamo, in maniera specifica il ghetto ebraico, ma sono delle immagini di Shanghai, quindi in realtà loro non hanno fatto un'indagine specifica su quello, non erano interessati. Il lavoro sul ghetto l'ho fatto soprattutto sul suono, usando testimonianze, eccetera, quindi le immagini sono un po' più generiche, poi appaiono anche gli occidentali, però non è tutto così focalizzato. Tra l'altro, a un certo punto, non so se avete notato, ma ci sono degli abiti un po' diversi, perché sono i kimono degli occupanti giapponesi. Quindi a un certo punto c'è l'occupazione giapponese di Shanghai che crea ulteriore confusione, e c'è un famoso piccolo dialogo, più o meno aneddotico, tra l'ufficiale, il generale giapponese, e il rabbino, diciamo, il rappresentante della comunità ebraica. No, perché i giapponesi non hanno mai capito sto problema degli ebrei e dei nazisti, ma questo è vero, cioè non è una battuta. Allora a un certo punto questo ufficiale giapponese dice: scusa, ma perché ce l'hanno tanto con voi i tedeschi? Allora, poiché il rabbino sa che dalla risposta dipende la vita della comunità, è un rabbino, con un vitz, dice: forse perché siamo piccoli, scuri e orientali. E a partire da questo praticamente si aprono tutte le porte, e gli ebrei a Shanghai non hanno mai avuto nessun problema. Ci sono stati momenti anche difficili, anche di grande povertà, di tensione, l'occupazione, però non si conoscono casi di violenze. Il ghetto non aveva il muro, chiaramente, era una porzione della città, Honghu. E poi dopo la guerra pian piano se ne sono andati tutti verso Eretz Israel, verso l'Europa, addirittura alcuni in Germania e verso Canada, Stati Uniti, insomma così. Però gli operatori inglesi in realtà facevano questi progetti alla National Geographic, diciamo, quindi giravano per vari paesi, vari continenti, tra i quali la Cina, poi tornavano a casa, montavano i film e con questi film facevano le tournée. Infatti a un certo punto appare un cartello, no? Un cartello in inglese, Shanghai City of Chaos, ma questi film avevano i cartelli nelle lingue dei luoghi, per cui facevano anche tournée sul continente, per cui nei materiali ci sono anche i cartelli in tedesco, per esempio, per capire. Quindi ecco, le immagini non sono strettamente legate. Poi c'è la guida a sinistra con il Sikh, a un certo punto. C'è il Sikh con turbante, c'è questo mondo, come Hong Kong fino a qualche anno fa, no? Adesso uno, sembra di parlare veramente solo fino agli anni 40, e invece fino a pochi minuti fa Hong Kong era britannica e il mondo era quello. E poi la scena della cos'è Kung Fu, no? Cosa? Ginnastica? Wushu. Mi ha ricordato questo questo documentario di Michelangelo Antonioni, che in gran parte è girato, no? Bravissimo. Bellissimo. Quello che in Cina era stato vietato, tra l'altro, perché si erano incazzati abbastanza, non gli piaceva come veniva mostrato. Io una cosa che vorrei aggiungere: avete visto queste spilline? Non è una loggia massonica, siamo due su due. Questa è Usma Radio. Usma Radio, uno dice: ma che c'azzecca Usma Radio? No, Usma Radio è una...
è una radio che è nata, non ha nemmeno 3 mesi, ed è un progetto. Io collaboro con una università di un paese extraeuropeo, quindi con l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, dove si parla una lingua stranissima, ma mangiano la piadina con lo strutto anche loro, non sono halal, quindi è una roba terribile. E c'è un dipartimento di design molto forte, funziona veramente benissimo, che era agganciato allo UAV di Venezia fino a poco tempo fa, è ancora un po' agganciato, e dove con i miei studenti io insegno interaction design, in particolare progettazione museale, spazi sensoriali, che detto così fa paura, e dove possiamo sperimentare delle cose un po' anche particolari. USMA Radio è un progetto dell'Università di San Marino, che però è adesso una web radio che poi avrà anche una sottoportante FM, spero anche in onde corte, con un partenariato internazionale, quindi da Vancouver, BC, Queens, Città del Messico, Europa, Beirut, Tel Aviv, Punjab, India del Nord, fino a Shanghai. E con questa radio, che è appena nata, stiamo disegnando veramente una radio per l'arte. Niente di sconvolgente, già sono tanto tempo che esistono radio pensate, però una radio pensata anche come spazio espositivo, quindi stiamo, poi date un'occhiata se volete, usmaradio.org, ma abbiamo già una prima rete di partner abbastanza consistente, però che lavorerà molto con musei, gallerie, ma non tanto per mandare in onda l'intervista all'artista, del quale non ce ne può fregare di meno, ci sono altre radio che lo fanno, noi abbiamo un museo, una galleria. Quindi in radio, in degli slot, dalle alle, ci saranno le mostre, non nello spazio fisico della radio, nell'etere. Quindi uno si collega alla radio e sente le opere degli artisti. Allora immaginate, non so, un Carsten Nicolai, Ryoji Keda, conoscerete alcuni di questi, che lavorano tra arte cosiddetta visiva e arte cosiddetta sonora, e quindi questa sarà una radio, è già una radio, appunto, che prevede queste funzioni. Poi nella radio lo scoprirete, comunque ci sono archivi che stiamo costruendo sempre più, c'è già il primo canale italiano radiofonico dedicato al design, Design Talks, dove dentro da Bruno Munari ai giorni nostri, Enzo Mari, tutto il possibile, archivio audio, dice ma come parli del design alla radio, serve la televisione. Allora la televisione, raga, la televisione è un elettrodomestico del passato. La radio è il futuro, cioè qualunque cosa abbiamo è un sistema di trasmissione radiofrequenza, compreso il telefonino e il wifi che state usando a gogo, state succhiando tutta la rete dell'Aula Magna, quindi la televisione è proprio, cioè non è un caso, ci sono delle riviste di tendenza come Monocle per esempio, questa inglese, un po' fighetta, no? Non so se l'avete mai vista, dategli un'occhiata, Monocle a un certo punto decide di allargarsi e non fa Monocle TV, perché TV è proprio una roba da anziani, come Facebook. Cioè se parlate con una persona di 14 anni, Facebook è una roba dei vecchi, cioè c'è Snapchat eventualmente. E Monocle non fa la televisione, fa la radio, fa Radio 24. Radio meravigliosa, fatta di arte, cultura, design, eccetera, eccetera. E quindi con USMA Radio abbiamo voluto, insomma, avanzare verso questa direzione, e tra l'altro se date un'occhiata vi viene in mente qualcosa, contributi molto ben accetti, perché a me fa veramente piacere, perché è una radio, diciamo, network aggregativa che lavora anche i curatori possono curatori interagire. No, solo i non curatori, perché i curatori fanno malissimo, cioè proprio non sai mai se è per tosse o no. Anche i curatori ci sono già dentro, per esempio c'è il MACBA di Barcellona, il museo, stiamo lavorando con loro, e ce n'è una catena, adesso non mi ricordo nemmeno che c'è, francamente. Vabbè, poi ci sono le domande. Prego. No, adesso ho il microfono. Boha. Sì, va bene. Prego. Per me questo film è molto laterale,
che vorrei chiedere nella tua posizione come un interpretatore, anche tu fai trasmissione che è tutto il mondo per questo film, come tu pensi? Perché non è vera Cina, sai, che in quel periodo però... No, perché in quell'epoca, non so quale epoca ha fatto, ma io penso che più o meno negli anni 1920 o 30, penso di sì. Però in quel periodo c'è questa povertà, perché ci sono persone che hanno preso i soldi. Loro sono molto ricchi, però c'è la differenza più grande. Però questo film ha dato solo un lato, che magari c'è qualche immagine per medio classe, solo poche. Sono poche, però perché dopo questo film magari tutti pensano alla Cina, proprio in quell'epoca era così, che infatti sì, un lato è così, ma non proprio così, però che tu stai in questa posizione che dice tutti la Cina è così, non, volevi sapere che come pensi tu. Roberto, prendi il microfono, perché sennò... Dai, prendi questo. No, ma grazie per il punto di vista interno. Io però non ho capito una cosa, scusa. Per spiegare anche agli altri, dici che è unilaterale in che senso? No, è una classe più povera. Ah, quindi tu dici che emerge lo sguardo sulla povertà. Questo lo dice la tua amica nel testo, in film. Francesca. No, ma è vero, comunque, allora, il film nasce da dei materiali trovati e questi materiali trovati, comunque il punto, l'osservazione è giusta, questi materiali trovati sono stati girati da operatori che non entravano nei palazzi, ma stavano soprattutto in strada, anche per... suppongo per problemi tecnici, non era così semplice, quindi diciamo delle classi non abbienti, non proprio ricchi, per cui è chiaro che c'è un punto di vista che soprattutto è il punto di vista proprio della strada, dei luoghi, dei bar, dei ristoranti, dei luoghi di incontro, e allora emerge sicuramente più povertà di quella che era, ma ovviamente c'erano ricchi, ricchissimi, l'ho detto prima, con una tradizione tra l'altro bimillenaria, quindi non è un voler mostrare la Cina povera e disperata, semplicemente che questi materiali di questo fondo lavorano su questo tipo di immagini, quindi non è un desiderio di mostrare soltanto un aspetto della Cina. Poi però c'è un funerale importante nel film, dove c'è questa processione lunghissima, che è un funerale di un dignitario, dove si vede qualcosa che non è la povertà. Non so se hai visto tutto il film. Sì, però diciamo abbastanza, tra l'altro mi dicono è una delle riprese di un funerale più lunghe in circolazione del periodo, i miei diciamo consulenti, quindi cioè, i livelli sono diversi, ma a me non interessava assolutamente mostrare la Cina povera e divulgare questa immagine. Vorrei dire una cosa a questo proposito, che forse come dire, attraverso uno sguardo su un piano ancora diverso, noi oggi, noi persone del 2017, forse siamo anche portati ad interpretare come povertà ciò che non era povertà, cioè il grande mondo straordinario, brulicante di lavoro, l'uso delle mani, l'artigianato, la produzione di oggetti che servivano per l'uso quotidiano, e aspetto che emerge in questo film in modo, dal mio punto di vista, meraviglioso. E tutto ciò non aveva a che fare solo con la povertà o con la struttura economica, ma con una utilità e con l'esistenza di un mondo del lavoro che forse era una delle spine dorsali di quella società. Sì, però
scusa, quello che vorrei dire, questo è un progetto, diciamo, artistico, e un progetto artistico per sua natura è un progetto monarchico che non ha nessuna tolleranza verso niente, nel senso un punto di vista personale che si collega ai fatti della storia. Quindi a me non interessa essere un democratico che mostra punti di vista, aspetti di un paese, mi interessa lavorare su un qualcosa. Tra l'altro, passare attraverso quello che ho detto prima, però non è di secondaria importanza. Ho detto, nonostante molte di queste immagini ovviamente siano legate a una povertà, la dignità delle persone è straordinaria, c'è proprio un modo di gestire questa povertà quotidiana, e comunque io non devo sentirmi responsabile per una informazione, diciamo, equilibrata, proprio non me ne può fregare di meno. Questa è una cosa di assolutamente irrilevante per quel che mi riguarda, perché è un punto di vista e quindi non mi devo confrontare con questo. Altri lo fanno nella diplomazia, ma qua non ci interessa, insomma. Volevo citare un personaggio, un fotografo che ha lavorato in quegli anni, che è Felice Beato, e che ha fatto un lavoro straordinario, fotografando appunto la Cina in quegli anni, e con immagini di poi anche applicate a quella da mano, che è fatto un uomo veramente esposto, che se non vuole approfondire quegli anni della presa dell'Italia, proprio questo personaggio è italiano. Certo, certo. Grazie. Grazie Luciano Leonotti, grazie a voi per essere stati qui con noi. E ci vediamo al bar. E ci vediamo al bar, grazie, perché Roberto ci sta invitando ad andare al bar insieme a lui. Grazie.